Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di un brand che ho conosciuto grazie alla mia amica Carmela del canale Non Fashion and Beauty. Vi lascerò giù nell'info box il link al canale di Carmela. Mi raccomando, andateci a dare un'occhiata perché è una ragazza davvero carinissima, fa delle ottime recensioni e dei bellissimi tutorial. Quindi passate insomma dal canale di Carmela perché non ve ne pentirete. Il brand in questione è questo, ovvero la Collection Professional. Io ho avuto modo di collaborare con questa azienda, è un'azienda 100% made in Italy, i loro prodotti sono fatti in Italia e un punto, insomma, a favore di questa azienda sono i prodotti, perché sono prodotti di alta qualità ad un prezzo piccolissimo. Vi faccio vedere cosa ho avuto modo di provare che mi hanno mandato, insomma. Io sono rimasta letteralmente folgorata da questa azienda perché sono davvero dei prodotti ottimi, davvero ottimi, a un prezzo davvero bassissimo, accessibile, diciamo, anche alle ragazze più giovani che vogliono iniziare a truccarsi. Allora, inizio con le palette. Mi hanno mandato tre palette, una di Cipri, una di Blush e una di Ombretti. Vi lascerò per ultima quella di Ombretti perché è fantastica, è il mio nuovo amore praticamente. Inizio con il mio secondo amore, che è la palette di Blush. Ovviamente voi mi conoscete, io sono malata di blushite. Allora, come potete vedere, il packaging è fatto in cartone. Quel cartone duro e resistente, per intenderci come le palette della De Balm. È satinato con inserti lucidi, quindi con questa cornicina e il logo dell'azienda. Dietro, insomma, porta il nome dell'azienda, il nome della palette, fardo compatto, i numeri, insomma, delle cialdine che trovate all'interno, in questo caso, sono 6, con i nomi dei vari blush, quindi molto molto carina, l'inci e la scadenza che è di 24 mesi e i grammi insomma dei prodotti sono 3 grammi a cialdina per un totale di 6 cialdine, equivale insomma a 18 grammi di prodotto in totale. È una palette davvero molto compatta che si può trasportare facilmente, si apre diciamo con chiusura magnetica. Come potete vedere, porta uno specchio che ancora non ho utilizzato, porta il salvaprodotto, diciamo, e questi sono i blush. Come potete vedere, all'interno sono presenti sia tonalità rosate che pescate, ma anche colori naturali come questo marroncino qui, che lo potete sfruttare sia per un look da giorno che un look da sera. Io l'ho utilizzato anche da sera ed è molto carino. E poi questo qui, scusatemi, questo tipo mattone molto molto bello. La qualità di questi blush è davvero elevata, hanno un'ottima scrivenza e un'ottima durata. Vi faccio vedere la pigmentazione. Aspettate, non si vede molto bene, comunque vi assicuro che sono molto molto pigmentati. Sono davvero bellissimi. Questi qui lasciano un effetto glow, come in questo caso, vedete? Questo qui che ho addosso è un blush di questa palette. Ed è questo qui praticamente. Ed è bellissimo perché ha tutte delle perlescenze, dei micro glitter all'interno che danno questo effetto glow che io adoro. Ed è, insomma, bellissima questa palette. È molto molto comoda anche per i viaggi, secondo me, perché insomma il packaging è molto bello compatto, si può trasportare tranquillamente senza il rischio che si rompe. La consiglio anche alle ragazze che fanno come lavoro le makeup artist, perché in un'unica palette hanno varie tonalità di blush davvero di ottima qualità. Io li ho provati senza base, quindi senza nessuna base cremosa sotto, e mi sono durati tranquillamente tutta la serata, insomma dal pomeriggio fino alla sera tardi. Davvero sono rimasta estasiata da questa palette. E pensate, costa soltanto 10 euro. Io davvero sono sbigottita, neanche per realizzarla si può dire, ma è proprio la qualità che hanno questi prodotti. Se pensate a tutte le palette che si vendono su eBay o su altri siti, di cipri, di blush, di correttori, che parliamoci chiaro, sono prodotti cinesi.
è meglio, insomma, investire qualcosina in più, ma acquistare un prodotto italiano con un packaging molto più trasportabile, perché davvero piccolina, si può portare in giro tranquillamente, anziché quelle palettone giganti fatte tutte di plastica. Questa qui è bella in cartone, io poi adoro i packaging di cartone. Secondo me è davvero un ottimo prezzo, ma vi assicuro il prodotto all'interno è qualcosa di fantastico. Lo stesso vale per la palette di Cipria, questa qui. Il packaging è lo stesso, cambia soltanto dietro perché porta i nomi, insomma, delle ciprie e cambia il nome della palette. La scadenza è sempre di 24 mesi e le cialdine sono sempre 3 grammi di prodotto. E anche qui porta, diciamo, il salvaprodotto e varie tonalità di ciprie. Io ho utilizzato queste due e penso che si può vedere, in particolare questa, che, diciamo, è lo stesso colore della mia pelle, e mi ci sto trovando davvero bene perché mattifica benissimo. Io non ho problemi di pelle mista o grassa, però mi piace perché mi dà questo effetto matte al trucco davvero fantastico. Non so come si può comportare su una pelle grassa, però sinceramente l'effetto matte mi dura tutto il giorno e mi fa durare anche di più il fondo. Sono davvero soddisfatta perché non mi aspettavo assolutamente una resa del genere, una qualità simile. Sono rimasta davvero senza parole, sono sbigottita. E questa palette in particolare porta, allora, i primi tre che sono matte come colori, anche questo qui, e queste altre due che sono più sul marroncino, che sicuramente andrò ad utilizzare in estate, portano qualche glitterino, ma sono proprio, diciamo, impercettibili. La texture di questa cipria è davvero impalpabile, è molto sottile, non fa quell'effetto mascherone sul viso che odio, e non appesantisce il viso, quindi non vi Non, diciamo, non vi va a rendere il viso tipo maschera, mascherone, non mi piace, è davvero impercettibile. Ce l'ho anche adesso e mi sto trovando davvero benissimo. E adesso arriviamo al pezzo forte, ovvero la palette di Ombretti, che da quando ho ricevuto questi prodotti sto utilizzando sempre e soltanto lei. Anche sui trucchi che vi ho postato su Facebook, tante ragazze mi hanno chiesto: per favore, parlaci di questo marchio, parlaci di questo marchio. Ah, dimenticavo, la palette di Cipria costa sempre 10 euro, quindi rendetevi conto, voglio dire, ha un prezzo più che giusto per la qualità che ha. Adesso vi faccio vedere la palette di Ombretti. Il packaging è sempre lo stesso. Questa qui porta 12 cialdine. Qui abbiamo i nomi degli ombretti, vedete? Sono 2,5 grammi per cialdina per un totale di 30 grammi di prodotto, e questa è una scadenza di 18 mesi. Il packaging è sempre lo stesso, quindi veramente che si trasporta, è molto leggero, non pesa neanche. E vi faccio subito vedere la meraviglia, sempre il salvaprodotto, e come potete notare ho utilizzato quasi tutti gli ombretti, eccetto il grigio e il bianco, ma poi li ho utilizzati tutti. E vi voglio far vedere la scrivenza che hanno, cioè qualcosa di pauroso davvero. Io sono rimasta sbigottita. Sono tutti ombretti matte, quindi una palette molto utile, perché è difficile da trovare una palette completamente di ombretti matte, e all'interno porta anche i colori, diciamo, principali che deve avere una palette, ovvero il marrone per sfumarlo nella piega, il nero e un color burro che è spettacolare, ed è quello che mi vedete per illuminare il condotto lacrimale e l'arcata sopraccigliare. Davvero un color burro fantastico, super scrivente, vedete? Ed è solitamente i colori chiari, diciamo,
non scrivono in questo modo. Io sono sbigottita, sinceramente la reputo anche superiore alla palette Africa di Paolo Appi, per intenderci. Comunque composta, scusate che mi pulisco un attimo le mani, composta interamente da ombretti matte. Adesso quella lì attuale che vedrete sul sito non c'ha più il Waka Waka, tipo che era un ombretto shimmer, però tiene tutti questi ombretti matte. La differenza sostanziale tra le due palette è che questa qui della Collection Professional ha un costo di 15 euro e all'interno sono presenti 12 ombretti di alta qualità, molto molto pigmentati, davvero una palette di ottima ottima qualità. Sono un po' polverosetti gli ombretti, però io, dato che applico sempre una base cremosa sotto, io tutto questo fatto che sono polverosi non l'ho notato, perché li vado proprio a tamponare sulla base cremosa che applico, quindi non l'ho notata questa cosa, ma vi assicuro che mi ci sto trovando divinamente. È un prezzo di 15 euro, quindi molto molto basso. Sinceramente, se vogliamo paragonarla all'Africa di Paola P o all'India che io ho e costa 40 euro la palette, sinceramente io vi straconsiglio questa qui della Collection Professional, anche perché avete più colori e tutti i colori matte, davvero uno più bello dell'altro. Oggi ad esempio ho utilizzato il color burro, il rosa, il fucsia e il viola, e ho sfumato un marroncino di un'altra palette, questo marroncino qua più chiaro, e poi il color burro che io sto amando davvero alla follia, è qualcosa di spettacolare. E adesso vi faccio vedere anche le altre cosine. Allora, un prodotto top secondo me, e vi farà riflettere molto questa cosa, sono i loro eye jumbo. Allora, le colorazioni sono 6, io le ho tutte e 6. Questi prodotti qua hanno un costo di 4 euro. Questi qui praticamente sono identici, se non migliori, dei long lasting di Kiko. Questi qui hanno un costo di 4 euro, che rispetto ai long lasting di Kiko, che costano 6,90 euro, voi andate a risparmiare 2,90 euro per lo stesso identico prodotto, se non superiore. Perché ad esempio questo qui posso anche non sfumarlo, diciamo, una volta applicato sulla palpebra, che non mi va nelle pieghette, mentre con quelli lì che ho di Kiko, pure quello lì, quelli lì del set, diciamo, dei long lasting che ho comprato ultimamente, comunque devo andare a sfumare, perché sennò mi inizia ad entrare nelle pieghe, mentre questi qui non ho riscontrato questo problema. Allora, inizio con il numero 01 White Pearl, che è questo bianco glitterato, molto molto bello, molto morbido, super scrivente. Ed è davvero bellissimo. Il packaging si può dire che è identico a quelli lì di Kiko, solo che questo qui praticamente è tutto satinato con la scritta "Eye Jumbo", vedete, lucida. Molto molto belli. Poi c'ho lo 02 Silver, che è un bellissimo argento. Eccolo qui. Io spero che si vede, ragazze. Sto cercando di registrare con la luce naturale che pian piano mi sta abbandonando, e penso che ve ne state. Si vede, insomma. Poi lo 05 Green, che è stupendo, l'ho utilizzato per fare il trucco verde che vi ho postato su Facebook, che è piaciuto a tante di voi. Ed è un bellissimo verde smeraldo, super super pigmentato, con delle perlescenze all'interno, davvero stupendo. Adesso impiegherò tipo una vita a toglierli dalla mano, perché una volta asciugati non vanno più via questi prodotti. Poi vi faccio vedere il Petrol Blue, lo 06, che è utilizzato sotto la rima per illuminare, insomma, il trucco, che è questo bellissimo color Tiffany che vira al turchese verdino, molto molto bello, molto riflessato come colore, davvero molto molto bello. Io sono estasiata da questi prodotti. E poi vi faccio vedere praticamente il
Vi dico subito, lo 03 Golden Sand, che è praticamente uguale allo 07 di Kiko, che è questo qui, quello di Kiko. Questo qua è quello della Collection Professional. È praticamente lo stesso identico colore, uguale identico allo 07. Quindi, per chi è disperata che lo 07 di Kiko non lo fanno più, la Collection Professional lo fa. Questo è quello di Kiko, vedete? Ve lo metto accanto. Praticamente è identico, cioè uguale. Poi vi faccio vedere l'ultimo che è, vediamo un attimo perché sta scritto anche qui, lo 04 Bronze, che è un bellissimo color bronzo. Non ho ancora, avuto modo di provarlo, però è davvero spettacolare. Ha dei riflessi all'interno davvero molto 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 belli. Io sono entusiasta di questi prodotti, penso di averveli fatti vedere tutti. 3, 4, 5, 6. Sì, queste sono le colorazioni, però so per certo che l'azienda sta provvedendo a creare altre colorazioni, altri finish. Davvero ve li straconsiglio, ragazze. Per 4 euro avete la possibilità di acquistarne due e provarle e risparmiare un bel po' di soldini rispetto a quelli lì di Kiko. Davvero ottimi. Poi un altro prodotto, i rossetti ve li lascio per ultimi. Un altro prodotto che mi è piaciuto davvero tanto, in particolare lo consiglio per le ragazze che portano le lenti a contatto come me, è la mati le mati sono le matite della Collection Professional. Che parlando insomma con la ragazza insomma, che si occupa del marketing dell'azienda, credo, mi ha spiegato che è il loro prodotto di punta. Loro sono nati con questi prodotti, proprio con le matite occhi, oddio, me la stavo dando insomma nell'occhio, è il loro pezzo forte. Io davvero sono contentissima di queste matite perché non mi danno fastidio, perché avendo le lenti a contatto solitamente le matite burro tendono a sciogliersi nell'occhio e il colore ad attaccarsi alla lentina, e questo comporta a non vedere più niente, a togliermi la lentina, a sciacquarla, a disinfettarla, a rimetterla nell'occhio, ed è una cosa che io odio. Devo stare davvero molto molto attenta. Con questa qui, che è della linea Casual, se non erro, matita occhi crawl eye pencil, queste qui lunghe. Le matite hanno un costo di 3 euro. Questa qui è la 12 Butter, che è un bellissimo color burro ed è quella che mi vedete all'interno dell'occhio. Ha un tratto, non ha, diciamo, la mina non è né troppo morbida né troppo dura, è una via di mezzo, secondo me giusta, perché già se è troppo morbida vi inizia a squagliare nell'occhio, addio, per me, per le mie esigenze. Questa qui davvero ha un bel tratto, né troppo morbido né troppo duro. Questo è il colore e vi dura davvero a lungo. Solitamente le matite chiare è difficile che durano a lungo. Poi questa qui non è la linea long lasting, perché loro fanno anche la linea long lasting che vi farò vedere. Davvero sono molto molto contenta di queste matite. Per 3 euro vale la pena di provarle. Lo stesso vale per questa qui nera che ho utilizzato sotto la rima per i vari trucchi, insomma. Ed è sempre della linea Crawl Eye Pencil, matite occhi. Questo è il nero. Come potete vedere, il nero è molto molto intenso, davvero bellissimo. E una cosa che mi è piaciuta di questa matita è che non è andata a creare il classico effetto panda, che dopo un poco si scioglie il prodotto e vi crea un effetto davvero bruttissimo. Quindi mi è piaciuta tanto anche lei. E anche la long lasting, che io ho utilizzato come riga di eyeliner e mi sto trovando divinamente. Infatti io la consiglio anche a quelle ragazze che hanno difficoltà, oddio che capelli, perdonatemi, che hanno difficoltà a fare le righe di eyeliner. Questa qui, essendo a matita, vi permette di delineare bene una linea e magari, se volete, intensificare ancora di più il nero, anche se non ce n'è bisogno.
Questo è questa qui praticamente il prodotto. Ci andate a passare su un eyeliner liquido, un eyeliner in gel. Comunque voi vi andate a ricreare una bella linea. Comunque, essendo una matita, è molto molto più semplice, semmai, che utilizzare un eyeliner in liquido con il pennellino, insomma, o un eyeliner in gel con il pennello classico angolato. Con questa qui, insomma, fate subito. Davvero, io non sono estasiata da questi prodotti, voi mi conoscete, non è perché me li hanno inviati che li sto decantando tanto, ma per i prezzi che hanno, meritano, davvero meritano. Ci sono veramente pochi brand low cost che hanno questa qualità, con questo prezzo, voglio dire, perché la qualità è davvero alta. Secondo me molti prodotti potrebbero anche costare di più per la qualità, come la palette di ombretti, le palette, insomma, che ho avuto modo di provare, gli eye jumbo. Cioè, sono davvero prodotti di alta, alta, alta qualità. E adesso arriviamo ai rossetti, che io cerco di togliere gli swatch di questi, ma sarà un'impresa, ragazze. Pure le matite, per farvi capire, non vanno via. Sono qualcosa. Non riesco, mi dovete credere. Qualcosa di fantastico. E lo stesso vale anche per i rossetti matte che non vanno via. Rendetevi conto, ragazze. Io infatti ho provato anche difficoltà a struccarmi in questi giorni, perché usandoli come base per i vari ombretti non andava via, quindi ho dovuto utilizzare l'acqua della Vichy, perché quella lì scioglie bene il trucco, ma la salvettina struccante non ha fatto altro che scartavetrarmi l'occhio inutilmente. A parte che sto testando delle salvettine struccanti che ho comprato, ho cambiato marca, non ho preso più le mie solite e fanno schifo, poi ve ne parlerò. Sono finalmente riuscita, vedete la mia mano com'è rossa, a togliere i prodotti, gli eye jumbo della Collection Professional. Questo qui bianco sta ancora qui, rendetevi conto. E adesso vi faccio vedere i miei amori, ve li lascio per ultimi perché davvero sono estasiata. E vi faccio vedere quattro rossetti della linea Light. Rossetto light lipstick. Sono rossetti dal finish sheer. Io prediligo, come ben sapete, i rossetti matte, però devo dire che non sono affatto male questi qui, perché pur essendo, diciamo, rossetti dal finish sheer, hanno una lunga durata. L'unica cosa che ho constatato e che non mi piace, ho anche spiegato all'azienda il mio punto di vista, è che in alcuni colori i glitterini presenti nella texture del rossetto all'interno tendono a nascondere il colore di fondo del rossetto, quindi voi quando lo andate ad applicare, diciamo, il rossetto, il colore del rossetto svanisce perché predominano i glitterini. E mi hanno spiegato che comunque cercheranno anche di migliorare le varie formule, però per quanto riguarda la durata, essendo un rossetto sheer, dura abbastanza, devo dire. Non sono come matte. Questo qui è un rossetto matte loro che io amo alla follia. Non sono come matte. Ci sono le zanzare a febbraio, signori. Non sono come matte che non vanno via assolutamente. Io ieri ho dovuto struccarlo per dirvi il rossetto loro. Sono davvero estasiata. Comunque inizio con il 10 della linea Rossetto Light Lipstick ed è un bellissimo rosa baby. Vedete, è impercettibile, si può dire. È un bellissimo rosa baby, vedete, molto molto chiaro, con all'interno dei riflessi argentati. Sembra comunque tipo un gloss, molto molto carino, devo dire. Questo qui ce lo vedo con uno smokey eye bello nero intenso e le labbra di questo rosa, troppo troppo bello. Ieri, ad esempio, ho usato questo, che se lo trovo, lo 08, che è qualcosa di carinissimo. Questo qui secondo me in estate con l'abbronzatura spicca divinamente ed è il rossetto light lipstick, il numero 8 beige iridescent, quello lì rosa che vi ho fatto vedere prima e il rose bonbon, il numero 10, questo qui è l'8.
Molto molto carino. Poi in questo periodo mi sono fissata con il rosa, non so se avete notato, quindi rosa, trucco rosa, rossetto rosa, sto in fissa, diciamo, con il rosa. Questo è il rossetto che ho utilizzato ieri, che è un bellissimo, vedete, color nude marroncino con riflessi argentati. Crea un effetto specchio sulle labbra, un effetto bagnato divino, davvero. E vi devo dire la verità, mi è durato anche tanto, molto molto bello. Davvero bellissimo. Poi, vabbè, per la sera che sono scesa insomma sul tardi, ho usato e ho messo un rossetto l'oro fucsia matte. Bellissimo, bellissimo. E l'ho dovuto struccare con lo struccante perché non andava via. Poi vi faccio vedere il numero 9, Red Diamond. Sempre è questo colore qui. È un rosso che va sull'aragosta, diciamo, come colore, molto molto estivo, secondo me, con all'interno dei glitterini tipo dorati. Comunque davvero molto molto carino e come potete vedere hanno un bel tratto bello morbido, sembrano degli gloss, vi ripeto. Davvero molto molto carino. E poi lo 05 Glossy Brown, che è un marroncino, appunto. Eccolo qui, un marroncino rosa malva, molto molto belli. E adesso arriviamo al punto forte, che sono i rossetti matte. E questi qui, ragazze, hanno una durata pazzesca. Vi faccio vedere, allora, questo qui che ho sulle labbra è il numero 9 ed è il light pink. Vedete? Stupendo, davvero stupendo. Ed è questo rosa qui, matte, bellissimo, rosa Barbie proprio. Poi, quello che ho utilizzato ieri sera è l'11 ed è il fucsia. Bellissimo, adesso vi sembrerà rosso, però è un color magenta, tipo un fucsia magenta, davvero molto 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 bello, bellissimo. E ha una durata pazzesca, ci ho mangiato, ci ho bevuto, ci ho fatto davvero di tutto, ci ho fumato, non è andato via. L'ho dovuto struccare, poi un bellissimo color nude, secondo me, perché è il classico rossetto praticamente che voi andate ad utilizzare per qualsiasi tipo di trucco, non è prettamente color nude, ma un marroncino ed è il numero 1, Carmine si chiama, ed è questo color mattone qui che adesso ve lo vado a sbocciare. L'ho utilizzato anche nei look precedenti che vi ho postato su Facebook ed è davvero molto molto bello sulle labbra, mi è piaciuto davvero tanto, sono troppo troppo contenta. Perché davvero è un ottimo prodotto e sono sicura che mi dura, che non va a sbavare, che non mi secca le labbra. Davvero ottimo. Li sto provando in questi giorni e non ho trovato un difetto se non ai rossetti, insomma, sheer che sono un po' troppo pieni di glitter, secondo il mio parere, anche perché io amo i rossetti matte, voi lo sapete. Poi mi hanno mandato questa simpatica aggeggino che serve per la borsa, quella lì per non far cadere, insomma, per non poggiare la borsa per terra. E poi ho una sorpresina per voi. Come ben sapete, praticamente io vado al Cosmo proprio quest'anno. E andando con un'organizzazione, io praticamente già ho il biglietto, già c'ho tutto. Loro gentilmente mi hanno mandato degli omaggi, degli sconti, scusatemi, per il biglietto in fiera del 55% di sconto, quindi il 15% in più rispetto al sito del Cosmo Prof, che c'è il 40%. Per dirvi, se volete andare un giorno in fiera, costa 18 euro con la discount card. Cioè questa qui, o 2 giorni 28 euro, oppure l'abbonamento per tutta la fiera costa 38 euro anziché 62, 2 giorni 28 anziché 52 e un giorno 18 anziché 42 rispetto alla tariffa intera del Cosmo Prof. Se poi voi allora comunque la tariffa di discount card valida online con acquisto on site.
Comunque avete la possibilità di usufruire di questi sconti qui del 55% di sconto. Io metterò in palio tre di questi qui praticamente sotto a questo video, in modo tale che magari per le ragazze che volevano andare in fiera, però magari no, non volevano spendere sia i soldi per il viaggio che i soldi per il biglietto, perché mi rendo conto che è una spesa, diciamo, abbastanza eccessiva in questo periodo, sia il viaggio che la fiera, o magari anche il pernottamento per chi vuole fare più giorni in fiera. Quindi io metterò in palio tre di questi sconti. Mi lasciate un commento qui, e con random estraggo tre di voi e vi do praticamente il codice, perché per quanto ho capito bisogna registrarsi sul sito del Cosmoprof, inserire il codice che è presente su questo cartoncino e usufruire dello sconto del 55% di sconto. Quindi le tre fortunate estratte con random hanno la possibilità di spendere, insomma, di acquistare il biglietto per la fiera a poco poco prezzo. Quindi spero di avervi fatto contenti in qualche modo, perché mi dispiace, insomma, non usufruire di questi sconti, non poterli dare a qualcuno. Se a voi possono interessare, mi fa piacere darli a voi. Sempre grazie alla gentilezza della Collection Professional. Io vi mando un bacione forte, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate di questa azienda. Per quanto riguarda, diciamo, il sito, vi lascio giù nell'info box il sito dell'azienda e lo shop online, perché molte di voi mi hanno chiesto dove possono acquistare i loro prodotti. Sarà inaugurato in fiera al Cosmoprof, quindi dopo la fiera, che è il 6-7 aprile, loro diciamo inaugurano lo shop online e potete acquistare i loro prodotti sul shop online della Collection Professional. Quindi non vi preoccupate, c'è la possibilità anche per voi di acquistare questi prodotti. Saranno anche al Cosmoprof. Sotto questo video, quando saprò di preciso il padiglione e lo stand, ve lo scrivo, così per le ragazze che vanno in fiera e vogliono dare un'occhiata al loro stand e acquistare qualcosina, vi lascio tutto giù scritto nell'info box. Per ora so soltanto il fatto dello shop online che sarà inaugurato al Cosmoprof, e devo ancora sapere il padiglione che loro andranno a prendere per la fiera. Quando so qualcosa, vi scriverò tutto giù nell'info box. Non vi preoccupate. Vi mando un bacione, ragazze, e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao.